Segnalazione di un nostro reporter di strada, questa mattina ci ha condotto nel parcheggio in Via della Giustizia a Fano, dove un autobus in partenza dal piazzale antistante il parcheggio per una gita scolastica di 4 classi della scuola media Padalino è stato fermato dalla polizia che, dopo accurati controlli, l'autista del mezzo è risultato positivo all'alcol test. Nonostante il basso tasso alcolemico, l'autobus dell'autolinea Boldrini di Rimini è stato fermato interrompendo momentaneamente la partenza della scolaresca diretta Urbino. Allertati i genitori dei circa 60 ragazzi presenti a bordo del mezzo. Sulla chat dei genitori è venuto fuori che ancora non erano partiti perché hanno fatto un alcol test al conducente dell'azienda, per cui non poteva partire, hanno aspettato che questo livello di alcol si abbassasse e a questo punto per il codice della strada può partire. Ma che senso ha? Cioè, facciamo camminare avanti e indietro, siamo 50 persone che aspettano qua. E aspettiamo che l'alcol test diminuisca di livello, a me mi sembra veramente una cosa assurda. Poi ci lamentiamo che prendono i bambini, vanno in gita, muoiono 10, 20, 30, 40 bambini e poi dopo 5 giorni tutto finito. Sul posto è intervenuta la preside dell'istituto che, scusandosi del disguido accaduto, ha rassicurato i genitori la ripresa delle attività didattiche previste per la giornata. L'istituto ritengo che abbia agito assolutamente nel rispetto delle norme che prevedono che in occasione delle varie uscite e gite scolastiche possa essere allertata la polizia in modo tale che possa fare i controlli a campione che ritiene. In questo caso questo è accaduto e, considerato le difficoltà riscontrate, insomma, abbiamo subito chiesto poi alla ditta che abbiamo individuato, no, per lo svolgimento di questo viaggio, di sostituire l'autista che è stato ritenuto non idoneo. Chiaramente del disagio si è creato, ma abbiamo cercato di rasserenare gli animi il più possibile, ovviamente ai fini, insomma, di portare a termine anche, no, gli obiettivi che ci eravamo preposti. L'autista è stato sostituito e sulla questione è intervenuta l'azienda incaricata del servizio, che si è assunta la responsabilità conferendo al conducente una nota di non conformità, documento ufficiale dell'azienda, nel quale contesta in modo scritto l'accaduto, in quanto il tasso alcolemico ritrovato era dello 0,09, che per legge non deve superare la soglia minima dello 0%.